E soprattutto in quest'anno particolare dei festeggiamenti dell'Unità d'Italia, queste persone di cui oggi abbiamo voluto onorare la memoria con questo riconoscimento che lo Stato gli ha tributato, è un momento particolare perché ci testimoniano i valori, soprattutto per i giovani, perché raccolgano questo testimone e questi valori e li preservino per il futuro. Quindi ricordo e fiducia nel futuro, abbiamo visto cose peggiori. E anche impegno per il futuro, il passato, la storia ci deve insegnare praticamente a vivere bene il nostro presente per costruire e assicurare il futuro, soprattutto ai giovani, quindi contiamo su di loro anche perché è l'unica proprietà che hanno, è l'unico patrimonio, è il futuro per i giovani, quindi dobbiamo riempirlo di valori, di certezze, di presenze significative come quelle di oggi che possono aiutarli a conservare questi alti valori. Sono riuscito a portare qua 43 cose, a ritirare la medaglia, 43 persone, e tanti per esempio ha fatto male perché ha ricordato il periodo della prigionia, che è stata abbastanza dura veramente. E che insegnamento ai più giovani? Che gli vuol dire ai giovani? I giovani veramente queste cose non ne sanno niente, se domandi non sa niente nessuno della guerra, i sacrifici che ha fatto i militari, quelle persone che sono stati prigionieri, non sanno niente, bisogna farglielo conoscere perché è importante ricordare il sacrificio che ha fatto i nonni, i genitori e i nonni, e invece...